Radio Sanremo. Ci siamo lasciati così, mentre tutti parlavano e degli amici ridevano. Allora, amici di Radio Sanremo, siamo qui a Cairo Montenotte in occasione di questa splendida serata, questo ricordo di Mario Panseri, romano ma ligure di adozione, perché ha passato anche diverso tempo qui a Cairo, e io sono in compagnia di Marco Stella. Ciao Marco. Ciao Claudio, buonasera a tutti. Marco Stella si esibirà questa sera insieme a Max Manfredi, a Cristiano Angelini e a Francesco Baccini e a tanti artisti che renderanno omaggio a questo grandissimo cantautore che con tre album ha lasciato comunque un'impronta. Sì, io credo che i suoi album siano stati ultimamente un po' riscoperti, anche se ristampati in maniera un po' così frammentaria, ma mi fa molto piacere essere qua a Cairo, città che io conosco molto bene, anche perché ci ho lavorato tanti anni, e Mario lo conobbi proprio qua. E nacque una sintonia fra noi, che poi si interruppe per via della sua dipartita, ma questo non mi ha impedito di essere orgoglioso di averlo conosciuto. L'ho ricordato io, nel mio repertorio c'è un suo pezzo che faccio sempre, lo farò anche stasera. Sì, tu lo hai inserito nel sì. Tuo primo album di 21 anni sì. Fa oramai, che ci siamo lasciati così. È una canzone a mio avviso meravigliosa. Che farai questa sera? La facciamo stasera insieme a Marco Cravero. Anzi, tu e Marco avete anche così la... l'apertura nelle mani di questa aprirete questo. Saremo noi, abbiamo una bella responsabilità, quindi cerchiamo di caricare di emozione fin dall'inizio. È una canzone che è struggente e bisogna cantarla e interpretarla col giusto trasporto, no? Perché io l'ho molto semplificata, la faccio come la posso fare io, come nelle mie corde, semplificando, andando a sottrarre tutto, semplificarla, e ebbi il piacere di suonarla al Tenco nel lontano 1997. Ebbi anche un bel coraggio, perché salì sul palco tra la performance di due che si chiamano Francesco Guccini e Fabrizio De André. Come diavolo hai fatto? Non lo farei più. Allora no, ero giovane, e sono salito sul palco e l'ho fatta, ed è disponibile su YouTube, e devo dire che a me non piace molto ascoltare le vecchie cose, però di recente l'ho sentita e sono soddisfatto del fatto che, se non altro, è molto carica, è molto sincera. Ah, poi io Mario gli voglio un gran bene, perché era una persona estremamente dolce, un grande musicista, perché lui era un pianista superiore alla media, con elementi jazz nel sangue, una grandissima attitudine, e come cantautore era uno sperimentatore, perché il primo disco, guarda, te lo racconto in tre fasi. Il primo disco era un omaggio al suo grande Luigi, immagino, sì, a Luigi, si sente anche proprio dalle canzoni, proprio citazioni, il mondo era quello. Poi ha fatto un concept album che tutti oggi considerano progressive, a me le etichette non interessano, però in effetti ci sono elementi che possono ascriverlo al progressive. Si ispirò a Alberto Moravia per quell'album. Sì, assolutamente. E lui mi raccontò personalmente che Pierpaolo Pasolini volle la copia autografata da Mario, che non era molto avvezzo a rilasciare autografi, che era tutto meno che una persona boriosa, però per Paolo Pasolini. E poi quello che io preferisco è l'album del 79 con la Polygram, con la Polydor, che si chiama Sulla spiaggia d'inverno. Lo preferisco perché parla delle cose che io albissolese conosco, della risacca del mare, nella copertina. Quindi, storie di questi posti. C'è la spiaggia, ci sono i sogni, c'è la spiaggia d'inverno. E poi anche non era ancora uscito il mare d'inverno quando non era ancora uscito, esatto. Lo voglio sottolineare. Lui scrisse Sulla spiaggia d'inverno, e quando il buon Ruggeri non aveva ancora avuto questo grande successo. Ruggeri era dedito al punk in quegli anni, quindi. Ed è un grande disco, io lo adoro. E l'altra volta, 14 anni fa, suonai qua a Cairo e suonai tutte e tre canzoni tratte poi da quel disco lì. Bene, quindi questa sera Marco Stella è sul palco di questo splendido teatro qui a Cairo Montenotte, con un omaggio a Panseri, con un paio di pezzi anche tuoi, sì. Anche perché, diciamolo, tu stai ultimando questo nuovo album che si chiama Seconda Visione e che esce a distanza di una decina d'anni. Sì, ci vorrà ancora un po' di tempo, però è un progetto iniziato, per me era molto importante. E ho trovato la forza mentale di mettermi dietro alla realizzazione di questo disco Seconda Visione, che vuol dire un omaggio al cinema, ma è anche un modo un modo diverso di interpretare le cose della vita, insomma. Bene, quando si raggiunge l'età della maturità certo, noi lo aspettiamo con ansia anche questo tuo. Grazie, Seconda Visione, che non è il secondo disco, è
al quarto, se non sbaglio. Sì, fatto tanti, hai già fatto qualcosa. Ho fatto tanti casini nella mia vita. Musicali. Però. Grazie amici, e rimanete con noi. Ciao. Vabbè, ciao. Poi me la vedo. Radio Sanremo.